Una cosa importantissima per sopravvivere in RSA, vale a dire in gergo in casa di riposo, è quella di conoscere le 10 tipologie di alimenti pericolosi per l'anziano, che sopra i 90 anni viene definito Il grande zeronte. Ecco allora una top 10 dei cibi sui quali porre attenzione, a prescindere dalla disfagia e da altre patologie, perciò non necessariamente proibiti, ma che ci mettono in guardia, e che io eliminerei a prescindere per la sua salute, povero grande Geronte, ce lo volete uccidere! Ma prima di cominciare, amici ed amiche, vi ricordo che sono ancora disponibili pochi posti per il nostro bellissimo corso sui trattamenti non farmacologici e sulla logopedia, il tutto applicato alla demenza, per portarvi con questi due brutti ceffi nella tana del grande Geronte con simpatia ed un bel po' di ECM. Piatto numero 10. Cibi che spruzzano una consistenza liquida. Parliamo principalmente di frutta che alla masticazione crea pressione sulla sua componente fluida, pronta a far canestro nelle vie aeree. Certo, sono cose buone, stimolanti a livello sensoriale di reminiscenza, ma possiamo utilizzare gusti ben più sicuri di uva ed anguria ed efficaci. Se li volete conoscere, iscrivetevi per Diana a questo corso, con tutta la fatica che abbiamo fatto per raccoglierli. Vi lascio il link in descrizione. Piatto numero 9. Sminuzzati al diametro simile di una moneta da 1 euro. La dimensione citata è quella della nostra trachea, in media. Perciò, come per i bambini, evitiamo, vi prego, di tentare la sorte. Parlo anche delle caramelle. Soprattutto nei casi in cui la demenza della famiglia Alzheimer, frontale e frontotemporale, da comportamenti di voracità. E se anche voi volete approfondire le manifestazioni delle demenze e conoscere qualcosa di più rispetto alla diagnosi di decadimento senile, sapete dove trovarci. Piatto numero 8. Cibi sfilacciosi o filamentosi. Prendiamo gli spinaci o la mozzarella della pizza, pronti tutti ad arpionarsi sul cavorale, tendere la corda per calarsi lungo l'esofago, nella migliore delle ipotesi. E non dite che non è capitato una volta anche a voi di rimanere col boccone di questo tipo a metà via. Credevate vi proponessi di nuovo il corso, Marchette. Piatto numero 7. Componenti irritanti. Quando qualcosa non va di traverso, può dare la medesima sensazione di raschiamento se ci si infiamma con le mucose del vocal tract, in gergo della gola, come ad esempio per l'aceto, il peperoncino, il pepe. Se solo il poco denaro per assolvere il mio obbligo formativo potessi investirlo in un corso che contestualizzi le spezie sicure, gradevoli, in un'ottica addirittura di attività di terapia non farmacologica. Ah, ma guarda, cioè, esiste! Perché non iscriversi allora? Piatto numero 6. Cibi granulosi. Mi riferisco a quelle pietanze che sono una sorta di ghiaia, pronta ad invadere il cavorale, disperdendo pezzetti ovunque, pronti a ristagnare e cadere nella via sbagliata, come il riso, i piselli, il riso coi piselli, i piselli col riso, il riso che invece di iscriversi al nostro corso si accoppia coi piselli in una miscela micidiale. Piatto numero 5. Cibi farinosi o friabili. Chi non ha diabete può di certo godere di qualche dolce, che ci tira sul morale, fatto salvo quando è una crostata che si frammenta solo a guardarla, come quando a scuola la mettevi nello zaino e dopo 5 minuti era un sacchetto di briciole. Mamma mia, che trauma. Ma a questa età vai ancora a scuola? Certo, non si finisce mai di imparare. Come nelle lezioni delle terapie non farmacologiche applicate a demenza e logopedia nell'anziano, fornito in comode lezioni FAD da Forma Italia. Ok, questa me la potevo risparmiare. Piatto numero 4. Cibi secchi o collosi. Evitiamo, per l'amor del cielo, di mettere alla prova masticazione e deglutizione con piatti che non aspettano altro che appiccicarsi nel cavorale, come gli gnocchi, di disidratare il palato come un patè di carne stopposa sino ad occludere la glottide. Ma, signor logopedista, si possono preparare diversamente questi alimenti, anzi, addirittura farli preparare al residente dell'RSA in modo che diventino sicuri, occupino il suo tempo a livello occupazionale, gli risparmino una terapia, gli regalano qualità. Certo, caro parassita intestinale, che dopo averlo ripetuto 7 volte ancora non hai capito che a novembre il grande Geronte si trova in questo percorso formativo. Maledetto sfintere. Piatto numero 3. Cibi con residui di spine. Qui stiamo giocando col fuoco.
lo stesso che ha cotto un buonissimo pesce, ma le cui spine si incastrano alla perfezione nel palato molle, ben che ci vada. Ebbene sì, anche il pesce blob ha bisogno di una preparazione non indifferente, guarda che faccia che c'ha. Vi avevo detto che farà una comparsata tra le terapie non farmacologiche applicate alle demenze? Piatto numero 2. Cibi duri, macchinosi da masticare. Essi, come ad esempio il carciofo o il lesso, aumentano le nostre probabilità che l'ospite vada ad affaticarsi, compiendo una deglutizione più debole e meno efficace. E sul podio della nostra top 10 troviamo il corso sulle terapie. No, vabbè, ma anche se la risposta la conoscete lo stesso. Il vincitore ovviamente è la consistenza mista, come la temibile minestrina in brodo, silente assassina mascherata da piatto per malati. No, per l'amor del cielo, no! La chiamiamo così solo perché polmonite abingastis è troppo complicata e vende poco al supermercato. Ma che diavolo, se già una singola consistenza è difficile da gestire, immagina quattro insieme micidiali, come il liquido che già da solo si stecca un sacco di gente, la tempestina che granulosa va ovunque, i pezzettini di verdura nel minestrone che ci spruzzano in gola per far canestro in trachea, il formaggio filamentoso, Dio basta! Ci ho detto, amici, i microfoni di questa radio pirata di logopedisti devastati per oggi chiudono. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana per una nuova pillola formativa. E se volete anche voi salvare Peter Griffin, cliccate sul pulsantino ed iscrivetevi al corso. Tanto l'obbligo formativo ce l'avete lo stesso. Un saluto dunque dalla tana del grande Geronte.